E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sì, sto registrando con OBS Studio che, sì, lo so, meglio Nvidia, però OBS Studio è più professionale. Ok ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovo tutorial su come rimuovere completamente lo schermo verde su Premiere Pro. Allora ragazzi, che cosa faremo? Innanzitutto, come avete notato nel mio video precedente, ho tolto lo schermo verde su VideoPad Editor Video. Ok, ora passiamo su programmi più professionali. Quindi, in questo caso, prendiamo, non so, un'immagine, sì, per cominciare. Prendiamo un attimo un'immagine, adesso prendo questa. E la inserisco nella timeline. Ok, fatto. Ok, mi serve punto e la sposto, la metto qua. Allora, ok, questa va benissimo qua. Allora, come potete vedere, questo è di Ghost & John di Days Gone. L'ho fatta io personalmente e niente, sto per dirvi solamente che è solamente un'immagine, quindi non è niente di che. Adesso viene la parte migliore. Dobbiamo inserire lo schermo verde su questa immagine, quindi fare una sovrapposizione. Ok, allora prendiamo un file MP4 schermo verde, eccolo qua, e lo inseriamo nella timeline. Eccolo, perfetto. Ok, cerchiamo di combaciare tutti e due i file. Perfetto, ecco. Ok, ecco che cosa faremo. Ecco, seguimi con attenzione, mi raccomando, seguimi anche su Instagram, mi raccomando, iscriviti anche al canale, lascia like, perché adesso toglieremo questo dannato schermo verde fastidioso. Bene. Ok, dov'è? Allora, cerchiamo su effetti ultra e andiamo su effetti video, oppure andiamo, sì, tipo di trasparenza e prendiamo questo modello ultra, questo tipo di, come dire, aggiungi qualcosa tipo un setting per aggiustare un po' il nostro e fare qualche modifica al file video e lo inseriamo nel green screen. Perfetto. Ok. Ora, una volta fatto, andiamo su qui, controllo effetti e prendiamo questa penna. Appena che risucchia, che prende il colore, clicchiamo sopra e voilà! Quindi adesso ti starai domandando, sta coprendo la faccia di Deacon St. John. Esatto. Che cosa faremo? Andremo un attimo sulla posizione, sì, dello schermo verde e facciamo così e lo inseriamo qui. Ok? Perfetto. Guardate, guardate la sua faccia. Ok, facciamo. Perfetto, ora vai. Visto? 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 Aspettate, c'è qualche color verde intorno. Sì, lo vedo anche io. Non c'è nessun problema. Faremo così. Dov'è? Ok, su generazione mascherina e andiamo su piedistallo e mettiamo 100. Ok, un po' ha tolto il colore verde, un pochino, devo dire un pochino. Sì. Trasparenza possiamo mettere qualche 57. 57, no, ho messo 100, perché ho messo 100? Non lo so. 57.
Ok, sì, un pochino, sì. Ok, andiamo, ritorniamo su, posizione, quindi movimento. Ok, un po' più piccolo, vai, vediamo. Un po' più piccolo, sì, un più grande, pure. Perfetto, vai. Niente male, vero? Niente male. Dai, qui ci vuole un applauso veramente strepitoso. Ci siamo riusciti, ragazzi, ok? Quindi, sì, è una cosa molto molto semplice, tanto non ci vuole niente a togliere lo schermo verde su Premiere Pro. Sto imparando molte cose, veramente. Ve lo consiglio, Premiere Pro è molto molto fenomenale. Un programma editing utilissimo, cioè proprio utilissimo. Quindi, grazie a tutti per questa visione. Lascia like al video, siete stato utilissimo, ci tengo molto. Attiva anche la campanellina perché noi ci vediamo ad un prossimo video. Quindi ciao a tutti. Ciao.